L'amplificazione delle voci e del canto su un palco è una delle cose più difficili che c'è nel campo dell'amplificazione sonora. Il motivo è presto detto, cori e voci di attori non nascono per essere amplificati e fin dall'antichità c'è stata una continua ricerca di tecniche ed attori dalla voce stentorea per fare in modo di farsi sentire al loro pubblico. Ma oggi noi le voci le vogliamo amplificare e qui iniziano i problemi. Sì, perché per amplificare in sala avremo dei microfoni e degli altoparlanti, dei diffusori. E abbiamo già visto in altri video che amplificatori e microfoni non vanno d'accordo fra di loro se sono troppo vicini. I microfoni, sebbene costosissimi, sono comunque attrezzi stupidi, non sanno se devono catturare e amplificare la voce del piccolo bambino che sussurra davanti a noi o della cassa da 300 watt che è lì nelle immediate vicinanze. Prima di vedere quindi le varie tipologie di microfono che si possono usare per amplificare quello che succede su un palco, spieghiamo subito l'unico trucco che c'è, non si tratta di magia, l'unico trucco che possiamo adottare per migliorare le nostre prestazioni, cioè per far sentire perlomeno le voci dei nostri attori o cantanti. Il trucco è semplice: avvicinare il più possibile i microfoni a chi sta cantando o parlando e allontanare il più possibile i diffusori mettendoli a favore di pubblico e a sfavore dei microfoni, perché altrimenti si amplificherebbero da soli, dando origine a quello che si chiama il famoso innesco feedback, effetto Larsen, il fischio che tutti abbiamo sentito quando ci chiedono di alzare il volume e non riusciamo perché l'impianto fischia. Vediamo quindi quali sono le principali tipologie di microfoni che si usano in queste occasioni. Lascerei sicuramente perdere questa tipologia di microfoni, i microfoni a gelato, abbiamo già visto in un altro video, e la loro forma ci fa capire perfettamente che è un microfono nato per essere impugnato ed usato vicino alla bocca. Già se lo mettiamo qui avrete notato che si sente ben poco. Quindi lo scartiamo. Quest'altra tipologia di microfoni a sigaro o sigaretta, che erroneamente vengono chiamati panoramici, in realtà non sono panoramici, cioè omnidirezionali, ma sono direttivi, normalmente sono cardioidi, sono i microfoni che più si usano nel nostro caso. Non possono essere impugnati, non possono essere tenuti vicino alla bocca perché non hanno alcun sistema di sospensione antipop, ma nascono proprio per essere posizionati davanti al nostro coro. C'è un sistema, una tecnica che sarebbe perfetta nel nostro caso, soprattutto e anzi particolarmente se volessimo solamente registrare il nostro avvenimento musicale teatrale, ed è la tecnica XY che prevede due microfoni di questo tipo, cardioidi, posizionati a 90 gradi fra di loro, con le capsule estremamente vicine, e in questa maniera si è in grado di riprendere estremamente bene il panorama di quello che sta succedendo in scena e addirittura riascoltandolo riusciremo, chiudendo gli occhi, addirittura a vedere le posizioni dei singoli attori o cantanti. Purtroppo però geograficamente non possiamo mettere questa coppia di microfoni sul palco, dobbiamo tenerla giù dal palco, e se quindi davanti a me ho la mia corale o il mio panorama di attori con i microfoni giù dal palco, solo due, ecco che ci troveremo comunque abbastanza lontani e probabilmente ricadremo nell'errore iniziale, cioè di far fischiare i microfoni perché catturano il suono delle casse o del rimbombo che il nostro ambiente ci rimanda ai nostri microfoni stessi. Nasce quindi l'esigenza di non poter più usare questa magnifica tecnica XY, ma di mettere più microfoni direzionali, uno per ogni sezione, uno per ogni zona del nostro palco. Quindi li metteremo uno, due, tre, quattro per prendere Romeo e Giulietta o i bambini e gli adulti o gli alpini e i bersaglieri. L'unico accorgimento, se usate più microfoni contemporaneamente, è di non metterli vicini fra di loro. C'è una piccola regola che prevede che siano distanziati l'uno dall'altro almeno 3 volte la distanza che li separa dal loro obiettivo. Quindi 4 microfoni distanziati fra di loro, il mixer li sommerà e che Dio ce la mandi buona. Certo, la cosa migliore sarebbe dotare ogni attore e ogni cantante di un microfono ad archetto tipo questo, quindi come quello che sto usando io, quindi ogni attore o cantante avrà il proprio microfono posizionato, guarda caso, molto vicino alla bocca e quindi a prova di errore. Questi microfoni però non possono avere il filo, dovranno essere dei radiomicrofoni, ed utilizzare e acquistare un numero elevato di radiomicrofoni è estremamente costoso. Non approfondiamo il discorso, chi volesse approfondire può trovare sul nostro sito parecchi altri video che parlano di argomenti correlati a questo di cui stiamo parlando. Tornando ai nostri microfoni direzionali, invece possiamo utilizzare anche i microfoni che calano dal soffitto, quindi microfoni apposta, angolati in modo da poter arrivare vicino alle bocche delle persone, non lassù in alto, e in questo caso non avremo davanti a noi né piantane, né sostegni, né cavi.
Certo che arrivare in graticcio là in alto non è semplice per tutti. E allora vediamo l'ultima tipologia di microfoni che vi vorrei mostrare oggi, che sono questi qua. C'è chi li chiama talpe, c'è chi li chiama topolini. In realtà si chiamano PZM, Pressure Zone Microphone, cioè microfoni a zona di pressione. Zona di pressione perché gli altri sono a gradiente di pressione, ma non approfondiamo certo questo argomento. Diciamo solo che sono dei microfoni quando sono veri. Spesso ci sono in commercio microfoni PZM finti. Ve ne accorgete perché il prezzo è molto molto basso. Questa tipologia di microfoni va rigorosamente appoggiata tipicamente al pavimento o comunque ad un'ampia superficie proprio perché sfrutta le riflessioni molto vicine delle superfici per aumentare il proprio guadagno. La loro forma estremamente piatta ci permette di avvicinarli, di utilizzarli più vicino possibile alle sorgenti, eventualmente sommabili agli altri microfoni di cui eventualmente siamo dotati. Abbiamo visto qualche tipologia di microfoni, ma ricordate che il risultato è sì dovuto ai microfoni, ma anche al resto dell'impianto e purtroppo anche all'ambiente in cui ci troviamo ad operare. E l'ambiente non possiamo certo né comprarlo né modificarlo. Certo è che un ambiente favorevole, non riverberante e non rimbombante ci aiuterà molto nel fare in modo che i nostri attori, cantanti, che siano piccoli, che siano professionisti, vengano ascoltati dal nostro pubblico per ricevere un meritatissimo applauso. Potete trovare altri video su questi argomenti sul nostro canale YouTube Il Microfono, ma anche sul sito www.ilmicrofono.it, dove oltre agli apparecchi e alle macchine qui mostrate, troverete una serie di consigli scritti o anche dei video da consultare nei momenti di relax. A presto!